tornato. Sono tornato. Ma non l'hai scritto tu? No. Buongiorno, guarda. Sì. Buongiorno, guardate. Guardate lì. Di nuovo è successo di Guarda, nuovo Mirko. anche quest'anno. Hai visto cosa ha lasciato C'è lì? scritto, L'hai letto? sì. Sono tornato. Sono tornato. Vai, aprite. Sono un caccole. Va bene, non fa niente. Il scotch. Che cos'è? Un po' di blu-blu. Un bel play, davvero? Andiamo, apriamo. Metti il Lego nella borsetta. Io vado a casa. Metti le rotte in piedi. Che bella borsetta. Oggi ancora. Freddo. Sì, è neve. L'aveva nelle scarpe. Non è fredda? Non lo so, la neve di Mr. Jingles è una neve diversa. Cos'è fatto? Ha caduto tutto. È caduta? Non ci Vabbè. posso fare neve. Perché non è sporcato qua? Non lo so perché qua non ha sporcato, ma... Forse perché prima è andato con le mani così. Ah, è uscito così, E dici? poi per fare la scala non sapeva farlo così. Willy, ma tu l'hai visto? L'hai visto tu, Willy? Buongiorno, ben ritrovati anche oggi in questo nuovo Vlogmas. Oggi inizio classico. Tutti i miei vlogmas praticamente iniziano sempre così. Stamattina, solo che a differenza degli altri anni, praticamente all'alba, perché erano le 6, e sì, ho dovuto svegliare i bambini alle 6:10, quindi un attimo, pure loro erano un pochettino intontiti. Comunque, ci siamo, ormai siamo partiti qui per la tangente. Allora, sono 1:10, io mi sto preparando qui il pranzo, una delle mie cose preferite è il riso. Io secondo me in un'altra vita dovevo essere cinese o giapponese perché praticamente mangio il riso forse 5 volte a settimana, ne mangerei anche 7. Niente, riso e patate sono... Le mie cose preferite. E quindi niente, così mangio, poi vado a prendere i bimbi, nevica. Domani porterà ancora tanta, 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 tanta neve, però per fortuna domani Daniele ha anche il giorno libero, così ci possiamo godere questa giornata. Finalmente è venerdì, è fine settimana, posso dormire un pochino di più, spero, anche se... Con i bambini, queste sono sempre parole che è meglio non pronunciare perché si porta sfiga da sola. Io mi devo fare uno shampoo stasera perché ieri con tutta quella neve c'ho i capelli che stanno praticamente modo loro. Qua mancano ancora un paio di minuti.
E basta, oggi staremo a casa tutto il giorno. Allora, vorrei provare a vedere per sistemare il presepe. In realtà ho ancora due scatole per casa da sistemare, cose. Vediamo se pomeriggio vado e metto tutti i cosini, no? Tutti i soprammobili in giro per casa e vediamo al limite se facciamo il presepe, anche se la vedo un po' difficile. E basta, io vi faccio vedere. Vi svelo cosa faccio la mattina. Vi svelo cosa faccio la mattina, aspettate. Ecco, io la mattina studio praticamente. Poi devo togliere qua di mezzo tutte queste cose. Mi accendo lì il camino, mi sto qua 2 o 3 ore e poi faccio quello che devo fare. Studio ovviamente il tedesco, lo studio perché vorrei con l'anno nuovo. Aspettate che vi ho riposizionato. Vorrei con l'anno nuovo, vediamo in primavera, fare l'esame del B2, la certificazione di lingua, così da vedere anche con la mia laurea. Ho fatto già richiesta per l'equipollenza, tutte queste cose. Siccome non ho mai sostenuto l'esame di certificazione di lingua, e nel caso dei cittadini stranieri spesso. Per avere un buon lavoro, buone occasioni, comunque ti viene richiesto che venga anche certificato facendo gli esami. E quindi, visto che adesso il tempo ce l'ho la mattina per poter stare concentrata lì, quindi si studia. Avevo pensato anche di andare a scuola, che sarebbe stato meglio. Però poi magari, siccome costano abbondantemente, e poi ho detto con i bambini. Sicuramente nell'inverno poi capiterà magari quella settimana con Giulia, che magari non stanno bene, con la febbre e io significa perdere lezioni così. C'è l'opzione online, seguire online, però boh, non sono convinta che sia una soluzione che faccia per me. Comunque vediamo, io so studiare da sola, lo so fare, poi bene o male la lingua la conosco, cioè sono qua da tanti anni e la conosco, però ovviamente. Non è la mia, se devi sostenere un esame, si parla di la grammatica, le cose, i verbi, parlare al congiuntivo, quindi no, è un pochettino. Chi è all'estero, chi è in Germania o da qualsiasi altra parte sa che cosa vuol dire questo. E quindi niente, sto facendo questo, ecco perché, aspettate che qua il riso adesso è pronto, ecco perché vi dico che. Anche fare i video ogni giorno poi è un pochettino impegnativo, no? Perché devo riuscire a incastrare 100.000 cose, però vediamo. Comunque, tempo ne abbiamo, diciamo, per la primavera, più o meno così. Gli esami si fanno una volta al mese, quindi ogni mese poi potrei provare. Hanno un costo di 250 euro fare questo esame, però vabbè, vabbè. Comunque, niente, io allora mi metto nel piatto questo sugo, questo riso, così niente, mangio, vado a prendere i bambini e ci vediamo per il proseguo nel pomeriggio. Vediamo di fare insieme qualche cosa, di decorare un pochettino e basta questo. Quindi vado, mangio e torno. Com'è Giulia? Canta un po' questa canzone? Beh, poi dice Brava, brava Follicina! Brava! Allora, a parte Giulia Canterina, io pausa caffè insieme a voi. Penso che sarà così per tutti i vlogmas. Faremo una pausa caffè insieme, o meglio, io la faccio, diciamo, insieme. Con la tazzina di Natale. Non le ho lavate ancora, cioè questa sì, o meglio, questa l'ho presa e l'ho lavata a mano perché la lavastoviglie era piena, quindi. Niente, però ho trovato una cosa che pensavo fosse andata perduta, invece l'ho trovata così magari adesso la possiamo utilizzare per il progetto del palo di mio marito. A proposito, mio marito sta tornando, Daniele, dal lavoro, una giornata poverino è sotto la neve e infatti è raffreddato. Si sente che, vabbè, l'abbiamo attaccato noi, io in particolare.
Questo è perché sta iniziando, no, il fine settimana. Anzi, è pure un fine settimana bello lungo, perché fino a lunedì lo sento che è tutto raffreddato. Vabbè, in più, Giulia, quando sono andata a prenderla all'asilo, la maestra mi ha detto che oggi ha fatto lo sciopero della fame, non ha mangiato niente, non ha voluto mangiare. Di ritorno, i bambini si sono messi a giocare all'uscita di scuola. Mirka ed Enea insieme a alcuni compagni di scuola di Enea sono buttati lì nella neve e mi hanno fatto stare quasi un'oretta. Io mi sono messa a chiacchierare con il papà di uno di questi e poi alla fine ho detto no, vabbè, basta, andiamo via. E tutto questo, Giulia, non me ne sono accorta, avrà buttato il cappello da qualche parte e l'abbiamo perso. Me ne sono accorta che praticamente eravamo ormai sotto casa, lei era nel passeggino, ho detto no, non torno indietro per andare a cercarlo. Al limite domani quando esco mi rifaccio il percorso, se lo trovo lo raccolgo. Vabbè, niente. Quindi poi tornata a casa ho fatto mangiare, ho fatto mangiare così, perché non abbia mangiato, non lo so. Comunque, a proposito di mangiare, io stasera sono in crisi sulla cena perché non lo so, bellezza. Uno va in un ristorante, si prende il menù, legge, ordina, paga e se ne va. Invece no, tocca cucinare e saperlo poi cucino pure. Il problema è che non lo so. Comunque, niente, adesso aspetto che arrivi Daniele, mi ha chiamato, sono le 5 meno 10. Ahia, mamma mia. Voglio lavarmi i denti perché ormai i denti sono tutti sporchi, sono con la mamma. E vai, vai. Voglio lavarmi i denti. Vai a lavare i denti. Allora, menù di questa fredda serata deciso. Vabbè, come al solito, sempre questi cosi aperti io. Facciamo pasta e lenticchie. Avevamo deciso se pasta e patate o pasta e lenticchie. Facciamo pasta e lenticchie che piacciono a tutti, così facciamo una cosa sola. Però poi volevo fare un piccolo secondino. È così, mi è venuto in questo modo. Come viene, viene, non lo so. Prendo patate e zucchine, vedo di tagliarle sottili, sottili, sottili. Faccio un doppio strato nella teglia nel forno e ripieno con, metto un po' di formaggio dentro così, giusto perché sennò solo la pasta e le lenticchie è un pochettino poca. Quindi adesso apro queste, le controlliamo alla buona perché può sempre esserci, che so, tipo qualche pietrolina, qualcosa così. Le sciacquiamo sotto l'acqua e poi io le metto semplicemente appunto nell'acqua, un pochettino di passata di pomodoro. È una carota tenuta grossa, la taglio soltanto diciamo a spicchi, due foglioline d'alloro e un pochettino di dado vegetale, giusto così per dargli un po' di sapore, ecco. E basta, e poi lo lascio andare più o meno una mezz'oretta, queste sono pronte. E poi mi preparo questa cosa qua delle patate e delle zucchine, visto che zucchine ne ho 4 in frigo, sono piccoline, così almeno si consumano. E poi devo andare a prendere i libri. Mi sono ricordata che non ho tirato fuori ancora i libri di Natale, tra cui ne ho uno che comprai l'anno scorso sul finire del Natale, che però è un libro a vento, è la storia una storia sui re magi, e c'è un, diciamo, un piccolo capitolo che si legge ogni giorno, e quindi oggi. Magari stasera nel letto i bambini inizio a leggere, quindi poi tiro fuori tutti quanti i libri e poi abbiamo il calendario dell'avvento. Mi apri il calendario dell'avvento, iniziamo anche quest'anno. Mia colpa, dov'è? Se n'è andato. Ho dimenticato di comprare il calendario dell'avvento, quindi domani provvedo. Anche l'anno scorso lo feci in ritardo, o meglio, me ne sono. Allora, Lidl io l'ho visto, io lo stavo prendendo, però mi sono ricordata che quello del Lidl non gli è piaciuto l'anno scorso, tutti quei cosini, la maggior parte li mangiucchiava e basta, perché evidentemente
è di bocca fine lui e quindi lui non vuole quello del discount, vorrà quello proprio altolocato, quindi vediamo, domani trovo qualcun altro, non del Lidl, così, vediamo un pochettino. Io l'ho sempre preso e quindi anche quest'anno lo devo prendere. Tra l'altro no, me ne sono ordinata uno su Temu, che però mi arriverà più tardi. C'era scritto forse il 5-6, ma non fa niente perché costava 4,50 euro ed è uno di quello là con c'è poi dentro il braccialetto, il simil Pandoro, diciamo così, c'è ogni giorno c'è un ciondolino a tema di Natale. Siccome ho preso delle cose che mi servono poi per il compleanno di Daniele, che a gennaio compirà 40 anni, ho fatto tutt'uno, ho detto beh. Così, ho messo questo, quello e quell'altro, qualche festone, l'ho vista, 5 euro, 5,30 euro se non sbaglio. Ho detto, vabbè, dai, è una cosa sfiziosa così. E quindi sto aspettando anche quello. Va bene, facciamo queste lenticchie, preparo quello, calendario, libri, facciamo questo. Ecco, vi faccio vedere quello che sto cucinando. Allora, lì intanto stanno andando le lenticchie, vabbè. E nel frattempo qui sto preparando quella cosa che vi dicevo prima con le zucchine e le patate. Ho tagliato le zucchine con la mandolina e anche le patate e le ho messe, sì, e sono messe qui in acqua fredda perché sennò si fanno subito nere, e poi serve anche per togliere un pochettino d'amido così sono più croccanti. Poi ho preso la leccarda del forno, un giro d'olio, un po' di pangrattato e questa qua, la mozzarella, questa qua diciamo per pizza. E ora sto facendo gli strati così, mi è venuto di farle alternate, ho detto magari viene più carino. Ora termino questa, poi giro d'olio, sale, un po' di pepe se a qualcuno piace. Il parmigiano, di nuovo la mozzarella e faccio un altro strato fino a concludere e poi metto nel forno. Boh, secondo me dovrebbe venire buona. L'unica, come si dice, così che non lo so, è sulla cottura perché non so se vengono bruciacchiate o se vengono belle, cioè croccanti, però anche morbide nello stesso tempo. Vedremo, vedremo come va. Intanto io continuo, anzi fatemi controllare qua pure le, come si chiamano, le lenticchie, queste fra un po' sono pronte, mi sono già tagliata, spezzata, anzi, spaghetti, perché con le lenticchie solo spaghetti spezzati. E va bene, io concludo, quindi adesso concludo questo, sale, bla bla bla, condisco e continuo a strati e poi ci aggiorniamo per vedere come prosegue il tutto. Ecco, fatto il primo e ora andiamo con il secondo strato. Non toccare. Giulia, no, no, per favore, basta, ecco. Allora, questo per farvi vedere che siamo pronti per infornare. Sul finire ho messo anche un po' di pangrattato. Anche Giulia l'ha messo un po' qui, un po' a terra, e il forno è quasi pronto. Io ho fatto 180 gradi e ventilato. Quindi vediamo adesso, ecco, devo tenerla così perché sta facendo un macello di quelli mai visti. Ci vediamo dopo a cottura terminata. No, questa no che è cruda. Mamma, lasciamo stare. Basta, 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 basta. Ah pure! Cos'hai preso un pezzo di sale? A posto. Nel frattempo che si prepara la cena, volevo farvi vedere la situazione fuori. Bellissimo. E porta ancora neve per tutta la notte. Proprio bello, bello, bello. Sono passati dei bambini con lo slittino. Con la mamma che giocavano date gli alberi. Bello, va bene. Io chiudo qui le finestre. Sono le macchine. Va bene.
la scendo sotto, no, scherzo. Oddio, io ci andrei anche. Eccola pronta, cotto 15 minuti, anzi 17. Adesso la facciamo raffreddare giusto poco poco e poi la tagliamo. Ora pregate per me, pregate. Sapete perché? Aspettate. Si è messo la vestaglia, si è messo pure le calze di pile. E tu mi hai aperto la Si finestra. vuole, deve misurarsi la febbre, quindi mi sa che passerò un weekend con un marito con 37,2. No, 36 e 9. 36,9. Lo sento che è salita. Senti che è salito. Fatemi vedere se devo chiamare qualcuno, la guardia Dai, c'è un medica. raffreddore, proprio un Devo chiamare la raffreddore. guardia medica. Ma io ero senza giacca, tu hai aperto la finestra per Ah, guardare cioè la per neve. l'attimo che io dovevo guardare la neve. Sì, Oh, infatti. certo, è stata colpa Diglielo, mia. se non l'ho aperto tante Eh ore. sì, tante ore. Anche Willy è arrivato preoccupato. Eh sì, Willy, non ti preoccupare. Vediamo, co vediamo come dobbiamo fare. Restate sintonizzati, niente problemi. Enea ormai ha imparato a, basta, ha imparato a leggere e lui qualsiasi parola vede la vuole leggere. Vai Enea, vediamo. Allora, dai, leggi, aspetta, questa la sai, vai. Vai. Olio, bravo. Va bene, allora fatemi vedere un attimino. Aspettate, dov'è qui? Allora, vediamo qua se questi, che gli spaghettini devono stare 4 minuti, no? Poi diventano. Ecco, sì, vabbè, diventano colla per carta da parati. Tagliamo questa cosa che ho fatto, vediamo com'è. Ci salutiamo perché qui stasera termometri. Forse dell'acqua calda, impacchi, che qua i 36, 36 e 9 sono una cosa grave, è molto impegnativa. Ok, pezzettino tagliato, ora prendiamo qua, sì, facciamo un assaggio, perché non vedo niente, come faccio? Queste riprese da food blogger che io non ne sono capace. Aspettate, ecco qua. Voilà. Aspettate che ora giro e assaggio. Eccomi pronta. Ottime. Ottime, filanti. Amore, vieni! Vieni, vieni, vieni. Ottime, filanti. Ottimi e filanti. Vediamo. Aspetta, che Cosa sono? non riesco. Voto 10. Un altro l'avevo fatto un po' più. No, Va, va. vabbè, forse è buono perché è sottile. Vabbè, Va bene. buono. Ciao ragazzi. Buon Natale. Vado, scolo qua gli spaghetti per la nostra pasta e lenticchie. Niente, Buono. è buono. Niente, rifatelo, è buono, è veloce, è super, super, super godurioso. Niente, vi mando un bacio grande così. Grazie per essere stati anche oggi in questo vlogmas che è stato poco natalizio, diciamo di base poco natalizio, però niente, ci siamo comunque tenuti compagnia. Quindi, Dio piacendo, ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. vlogmas. Ah, aiuto! Chiamate Mi ha l'ambulanza, dato un medico di base! chiamate il medico della mutua.